Signore e signori, buongiorno, vi do il benvenuto a nome della presidenza uscente, diciamo. E ringraziamo il comune di Cotignola per averci ospitato in questa bellissima struttura e ringraziamo soprattutto gli amici dell'Auger che hanno organizzato questa nostra assise. Quando mi è stato chiesto di aprire questa riunione, ho accolto l'invito molto favorevolmente perché con ogni probabilità è l'ultima volta che io assieme a tutti voi ci incontreremo, perché già come ho detto ai componenti della presidenza uscente, io ho deciso di fare uno o più passi indietro. Perché l'ho fatto? Perché intanto per una questione di età e di conseguenza per i malanni che l'età comporta oggettivamente. D'altronde, come noto, l'anzianità non fa grado, lo fa solo nei militari, e non sempre la vecchiaia è sinonimo di saggezza. Quindi io devo ringraziarvi di cuore tutti, sono stato molto bene con voi. Ho fatto un'esperienza estremamente interessante che me la porterò dietro per tutta la vita. Devo dire con molta sincerità che quello che mi avete dato è estremamente importante e, come ho scritto anche in altro momento, quello che ho dato è di gran lunga inferiore a quello che ho ricevuto. Ci sarà occasione di rincontrarci se mi verrà chiesto e se le richieste che mi verranno rivolte rientrano nel perimetro delle mie disponibilità. Prima di chiudere queste pochissime parole, io vorrei sottoporvi un interrogativo, un modo di ragionare, una cosa che secondo me interessa singolarmente ognuno di noi, tutti noi, e anche in modo collettivo la nostra organizzazione. Quest'anno stiamo festeggiando i 700 anni della morte del sommo poeta Dante. Si è scritto, si è detto, si è ricordato, sono state riscoperte una serie di cose che si affrontano solo in occasione delle celebrazioni dei centenari. Io vi vorrei dare una parola, anzi un verbo, che è contenuto nella Divina Commedia, esattamente nel 12° canto del Paradiso. Un modo di ragionare che ci viene appunto da Dante. La parola in questione è infuturarsi. Infuturarsi è una di quelle cose che uscite da diversi scritti, la riscoperta di questo, che significa estendersi nel futuro, prolungarsi nel tempo, protrarsi nel futuro, guardare avanti. Io credo che un insegnamento di questo genere è di guardare avanti, soprattutto in un momento come quello che sta attraversando il nostro paese per la pandemia, ma anche per altre cose, sia un'esortazione e un impegno che ognuno di noi deve prendersi e singolarmente per la propria attività quotidiana, ma anche come collettivo, come organizzazione del suo complesso. Guardare avanti, porsi il problema di superare gli ostacoli, però senza dire com'era bello, ma soprattutto affrontando i problemi e le difficoltà che ci sono per andare avanti. Questo è il suggerimento che vi do. È un modo di ragionare che secondo me valeva 700 anni fa quando lo scrisse Dante, ma vale anche, è una di quelle cose che dà la validità odierna all'intera Divina Commedia. Mi fermo qui perché altrimenti, come succede ai vecchi, si commuovono e quindi è meglio che tiri avanti. Mi permetto di ringraziare anche il paese che ci ospita, che ricordatevi è il paese dei giusti.
Una cosa estremamente importante, fra le altre cose, hanno stampato un libro anche recentemente su questa esperienza estremamente interessante.